Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Scarlet Nexus. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata dove il biondo continua a parlare. Ci siamo lasciati gli scorsi episodi che ci siamo uniti al lato di Karen e a quanto pare non c'è fiducia reciproca né dalla nostra né dalla sua parte. Beh, la cosa era abbastanza palese, ma dobbiamo riuscire a infiltrarci qui nei laboratori per riuscire a scovare qualche dettaglio, qualcosa che chissà, magari non torna. Ci sono due tizi di salvataggio? Ma scusami, cioè, perché ci sono due tizi di salvataggio a un piano di distanza? Perché? Vabbè, guarda, va bene così. Comunque la nostra destinazione era proprio da questo lato. Di qua è aperto. Non sto capendo le zone, ma comunque non è la scheda numero 4. Dove possiamo trovarne una? Bella domanda. Oh, ahia, che male. Allora, aspetta. Beccati questo. R2. Donna mia, che male. Ah, siamo andati in drive, perfetto. Beccati questo. Ecco fatto. Nonostante tutto, Shiden sicuramente si è rivelato molto molto utile. Credo che... ecco appunto, abbiamo bisogno proprio del suo potere, vediamo. Perfetto. Credo proprio che l'oggetto che ci serva sia da queste parti. La chiave mi segna che è quella, perché l'oggetto è dorato. Dobbiamo fare tutta la strada all'inverso. Quindi dobbiamo scendere di sotto, uscire, salire, girare a sinistra, salire, girare a destra. Allora, abbiamo detto, esci da qua, giriamo a destra, giriamo di nuovo a destra, ancora una volta a destra, tiriamo dritto di qua e finalmente eccolo lì l'oggetto. Oh, e ce l'abbiamo fatta, miracolo. Prendilo però, Kasane, santo Dio. Scheda d'accesso numero 3. Oh, finalmente. Strano che non appaiano nemici ora che abbiamo la chiave. Mi sono perso inutilmente in una zona terribile. Ok, questa è la stanza di livello 4. Ci serve la chiave di livello 4, che ci fa anche da shortcut lì. Risaliamo di sopra e ti faccio un salvataggio, perché se devo rifare sta parte per un qualsiasi X motivo, sclero. Finalmente abbiamo la chiave, entriamo dentro. Qua sicuramente troveremo la chiave di livello 4 da qualche parte. Grazie. Più che altro stavo cercando di capire come faccio a sapere quando un... come si dice? Un sas si sovrascrive all'altro. Tipo, da quello che ho capito, l'invisibilità non può andare con l'ipervelocità. Ma, per esempio, se faccio duplicazione, velocità ed elettricità funziona. Ma se faccio duplicazione, invisibilità ed elettricità funziona uguale. Non combaciano questi due. Non capisco quale sia il modo giusto per capirli. Adesso apparirà un nemico. Sicuro? 3, 2, 1. Eccolo là. Allora, aspetta un attimo. Beh, questo. Allora, andiamo col Dove vai? Col Beyblade a colpire tutti quanti. Ecco fatto. Perfetto. Oh, perfetto. Ah, ok. Pensavo di aver azionato il... becca questo. Madonna mia. Dove sei? Becca questo. Stronzo. Aia. Beccati questo. Allora, ad ora mi sa che l'oggetto che... cioè, o meglio, il sas che dura di più è proprio quello di Shiden. Dove sei? Non lo vedo. Ecco questo.
Madonna mia. La duplicazione con quello elettrico sta facendo un male terribile. Uno, due, tre, quattro e infine cinque. Ok. Aspetta che arrivo. Mia. L2, che così aumentiamo i punti esperienza. Madonna mia. Spacco la faccia se ci riprovi, scemo. Becca questo. Ecco qua. Ok, credo che li abbiamo presi tutti finalmente. Eh sì. E quando mai ti sbagli? Allora, io vado su questi qua a terra. Anzi no, posso prendere anche quelli volanti. Pensavo solo quelli a terra. E allora, becca di questo. Ecco fatto. E uno è andato. Aia, che male. Ok, siamo ancora invisibili. Beccati questo. Aia, ma che bastardo. Oh, ma hai rotto le palle tu di lanciare le cose. Basta un po'. Ecco fatto. Madonna. Adesso ti devasto. Beccati. Questo. Ecco fatto. Ok, e quello volante è andato. Via, su Kasane. Oh, che palle. Maledizione. Allora. Porca miseria. Sti cosi qua sono... Hai rotto il cacchio. Madonna mia. Non è possibile che continui a lanciare oggetti, eh. Madonna santa. Ecco fatto. Ecco qua. E ora che non hai più la corazza non fai più tanto lo splendido, eh. Non è possibile. Hanno tutti sti oggetti da lanciare. È veramente ingiusto. Oh, è andato uno. Maledizione. Certi nemici hanno veramente un hyper armor terribile. Hanno un hyper armor che fa spavento. Becca di questo. Madonna mia. Se ora ti spacco la faccia. Beccati. L2. Ecco fatto. Oh, Madonna santa. Non finivano più, eh. Non finivano più di fare le combinazioni. Madonna mia, che stronzi. Allora, io lo so che probabilmente gioco un po' troppo safe. E lo so, me ne sto rendendo conto, che grazie al... come si chiama? Al plugin che ci permette di rimanere sempre a uno di vita, magari giochiamo un filino troppo safe. Ma veramente ci sono dei momenti in cui ti fanno troppi danni. Ma veramente troppi. Però finalmente abbiamo la chiave. Oh, possiamo finalmente... Allora aspetta, già che siamo qui, dov'è? Aprire lo shortcut, perché possiamo permettercelo. E due, finalmente andare avanti. Guarda che bello il quadro di sto cane. Dov'è? Oh, finalmente. Divisione sperimentale livello 0. Vai. Finché magari il nemico è uno, ancora ancora te la cavi. Ma nel momento in cui quei cosi lì tentacolari diventavano due, è diventato veramente troppo. Eccessivo. Tutto, tutto.
Cos'è sto schifo? Il fatto che magari stanno creando i proiettili? Nanda kono henna nioi wa? Mune ga mukatsuite shikata nai. Ittai nani o tsukutte iru no? Eh? Arette. Ah, le fialette! Ampuru. Yappari sou da wa. Ano toki Seiran gun ga otoshite itta mono to onaji. Ok. Lei ancora non lo sapeva, giustamente. Naomi-chan ga kaika shita toki, kanojo o tsuresatta Seiran chūryū gun ga otoshita mono. Ed è una fiala importante, ovviamente. Soko wa Seiran no kenkyūjō nan da shi, chūryū gun ga motte ita koto zitai wa okashiku nai. Grazie. Grazie Haruka di aver dato il tuo contributo. Kasane wa kodomo no koro ni ie de miteitan da yo na. Quindi la famiglia di Kasane è mischiata. Nando shoukou no shigoto kankei no mono da to omou. Seiyaku gaisha tomo teikei shiteita shi. Sono teikei saki tte Spring Seiyaku datta wa yo ne. Arashi no ie no gaisha de sho? Beh, però abbiamo visto un'insegna nel futuro, no? Ah. Zannen nagara kono shisetsu ni tsuite mo Ampuru ni tsuite mo watashi wa nani mo shiranai nda yo. ハイバツ軍で広報なんて面倒事をやらされていたからな。ま、今から取りこぼした情報を救えばいいだけだがね。ベベベ、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 
porta e non tutte le altre. クローズとしているからと甘く見ているな。深層領域まで筒抜け。なんだこれは。Hai trovato un file strano? 何を見つけたの？データの共有をお願い。A parte che lei è veramente bella. ニューヒムカとの決戦において貴重な戦力となる。Trasformare gli esseri umani o i soldati in estranei sotto il loro controllo? この映像は。怪異に人の脳を移植してる。指令者である超能力者と怪異の脳を殺してつなぎ制御する。人と怪異を一緒に戦わせるつもりとはね。いやはや。Ma trapiantare dei cervelli umani sicuramente non è volontario. Meno male, penso che non ci sia compatibilità. Forse per quello che trasformano gli umani. Per la compatibilità. Che è quello che ho appena detto? Dio? Arienai, Jindou ni hansteiru wa? No, è inumano. Kare nentaichou wa Niuhimuka o waruku itteta ga. Korea seira no matto to wa ikkenai. Non esiste qualcuno migliore di un altro, mio caro Kagero. Kare nentaichou. Douste kono shitetsu. Ti pare che te l'avrebbe mai detto Shiden? Onee-chan o sagasa nakya. Te l'ho detto, Kasane. Mi sa che è troppo tardi. Koko de asette hakken saretara nan ni mo naranai zo. Ei. Sono tori da wa. Arashi. Naomi ga isou na basho. Posso provarci, ma non ti garantisco nulla. Ah, sugu ni shiraberu. Kono saki ni keibi level ga takai hirome no area ga aru. Secondo me. Arashi no wa soko da. Wakatta wa. Aspetta. Secondo me per aumentare la compatibilità SAS ci sono due cose fondamentali. Uno, l'estraneo deve essere umano per la compatibilità col cervello stesso. Ma peggio ancora è che se quell'umano era appunto uno capace di usare questa abilità,
Ok. Allora, quell'estraneo ha già di base la compatibilità SAS e mettendogli un cervello che ha quelle abilità, sblocchi probabilmente due abilità, neanche una. È più che pericolosa la cosa. La scheda d'accesso zero. Ok. È più che pericolosa questa cosa. Mi sa che da qua è da dove siamo arrivati. Secondo me da questo punto inizieremo a combattere soldati e non più estranei. Il che un po' mi rallegra perché i soldati sono sicuramente meno violenti dei estranei. Qua si può scendere. Ok, sì, ma non mi ha portato da nessuna parte. Ok, qua serve l'elettricità. Vai Shiden. Anche di là serve elettricità sicuramente. Però disattiviamola. Ok. Boss fight. Arena grande. 3-4 oggetti che puoi usare. Boss fight. 3-2-1. Non hai la scheda d'accesso. Grazie. Dove la troviamo la chiave allora? Forse questi grossi e grandi computer? O questa specie di albero gigante? Questo... 何かの制御装置かしら? Arashi,調べられる? Ci penso io. Yare yare. Soli wa un occhio. Alla faccia del sistema di controllo. No! Masaka. Kai. Minchia, pure. Allora, calmi tutti. Ho bisogno di Arashi al posto di Kagero e Kyoka va bene, perfetto. Minchia, ma sparato. Puttanega. Madonna. Allora, credo che dobbiamo... usare... dobbiamo usare proprio... questi esplosivi per fargli danno, credo. Non lo so. No, finché è coperto non c'è nessun danno. Duplichiamoci. Ed elettrocinesi. Niente, finché ha quella copertura lì. Finché ha quella dannatissima copertura, non possiamo fare nulla. Ok, credo che li abbiamo presi tutti. Vai. Duplichiamoci. Dobbiamo sfruttare. Al massimo il momento in cui c'è questa apertura. Ma cos'era sto campo elettrico? Allora, aspetta un secondo. Può essere che... ok, no, per un secondo ho avuto l'impressione che dovevo distruggere quel computer. Ecco fatto. Becca di questo. Madonna.
spacco la faccia. Appena. Appena abbassi le difese. C'è questo cavolo di computer qua. No, eh? Minchia. Ma a livello di danni io ti giuro, sto facendo una fatica immane a capire se sono io under level o loro sono over levellati. Bustati massimo proprio. Invisibile, duplicato. Carichiamo. Madonna, ti devasto lo scudo, ti giuro. Maledizione all'esistenza estranea. Ma levati da qua, Kasane, porca miseria. Allora, dove sei? Pastiglia? Niente. Ecco qua. Ecco fatto. Invisibilità. Duplicazione. Elettrocinesi. Ma vaffanculo. Per poco. Porca miseria. Ok. Appena ti cade quello scudo, vedi. Madonna mia, se ti devasto adesso. Spacco. Tutto questo solo per un attacco merdoso, Kasane? Davvero? Ma vaffanculo. Aia. Ecco, beccatevi un po' di cure. No, hai preso l'oggetto sbagliato. Brava Kasane. Ecco fatto. Aia. Dai, tirati su. È un combattimento di un logorante, ma terribile, veramente terribile. Appena è che togli di nuovo quella barriera. Tanto sono sempre a uno di vita, chi se ne frega. Sinceramente. Allora. Adesso vedi. Adesso ti faccio un culo così. Adesso ti devasto. Non riesco a prenderlo. Tutto questo solo. Tutto questo, dicevo, solo per abbassargli subito la difesa. Ecco, madonna mia. Subito si è già difeso, vabbè. Disattiviamola. Però, a qualcosa almeno è servito. A qualcosa almeno
ci ha portato. Ti giuro che mi metto una protezione all'elettricità solo per... Beccati questo. Ecco fatto. Aia. Ti giuro, la sto odiando questa parte, ma ha dei livelli terribili. La sto detestando veramente. Ha un livello che difficilmente ho mai odiato una boss fight. Non ho mai odiato una boss fight a questo stato. Ecco fatto. Il problema è che quando fa l'attacco quello lì, siamo già nell'area dell'occhio. Siamo già nell'area dell'occhio, schifoso. Ecco fatto. Ti giuro. Nel momento esatto in cui questa cavolo di boss fight finisce, mi spacco una bottiglia in faccia. Aia. Oh oh oh. Allora, calmi. Beccati questo. Oh, e finalmente. E finalmente è finita. Credo, spero. Sì, va bene. Oh. Madonna mia. Santo cielo. Fammi andare a salvare, va. È stato veramente un combattimento orribile, veramente. Non finiva più, però per fortuna l'abbiamo ucciso. Se tutto il resto dei boss avrà un'armatura simile, impenetrabile a qualsiasi tipo di danno, siamo fregati. Quindi signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito, come al solito se avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.